Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi, attenzione perché i cuori battono forti. Foxcore, sapete quanto mi piace questo coltello, versione con lama in Elmax e manicatura in micarta che andiamo a vedere insieme. Ragazzi, anche il picchettino pronto in un secondo, il coltello lavora bene, funziona bene, taglia bene, sul legno una bella presa, ragazzi. Coltellino che l'unica nota che vi do è che all'inglese, senza guanti, stringendo forte la manicatura, qua dietro un pochettino si sente, però ragazzi, stiamo sempre parlando di un chiudibile che su questi lavoretti da bosco va via come un proiettile. Ragazzi, con i guanti all'inglese va bene, non si sente per niente, il coltello funziona bene bene bene, con i guanti avete una bella forza in mano, non lo sentite, senza guanti un pochettino si sente, però guardate ragazzi che bomba che è, ragazzi, taglia la paura, taglia la paura, fate una forza incredibile, un bel paio di guanti e andate via tranquilli. Tra l'altro ragazzi, un'altra cosa, considerate che ho dei guantoni pesanti adesso, il coltello si disingaggia e si ingaggia tranquillamente anche con i vostri bei guantoni pesanti. Tanta roba, perché ci sono dei liner che per levarli dovete praticamente spezzarvi le unghie. Questo ragazzi anche con i guantoni pesanti va via che è un piacere.
Ragazzi, ricciolini belli 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 fini, belli finissimi, davvero tanta roba, un bel tagliente, taglia bene sul legno, non scivola, va via bene ragazzi, è bello da usare, è proprio bello da usare ragazzi, in mano sta bene, insomma un coltello di cui io sono innamorato ragazzi, ma non solo in questa versione nuova, anche le versioni vecchie che abbiamo provato anche con l'amico Andrea, se andate indietro nei video le trovate. Coltello che secondo me è veramente bellissimo, per quello che costa ragazzi è veramente bellissimo, tra l'altro avete una lama in Elmax, parliamoci chiaro, lama in Elmax. Allora, non ha spigoli vivi, o accendete con, si può provare qua sotto, ma o accendete il Fire Steel col filo, ma non ci penso neanche ragazzi ad accenderlo col filo, oppure provate a far partire i suoi bei ricciolini con la palettina e il coltello ragazzi. Non lo andate a rovinare, perché sarebbe un peccato andare a rovinare il filo a un coltello che taglia così bene per fare partire il Fire Steel. Vediamo se parte. Vediamo, Eccolo qui che ce l'abbiamo fatta ragazzi, ce l'abbiamo fatta, lo abbiamo fatto partire ragazzi, non ha spigoli vivi, è un folder, va benissimo così. Se volete fare partire il vostro fuocherello, portatevi una palettina da un centesimo che pesa un grammo e lo fate partire con quello. Eccoci qui ragazzi, appena tornati dal bosco, vediamo com'è andato il nostro core. Ragazzi, una cosa importante, le prove nel bosco sono all'inizio questa volta, non sono alla fine, perché ero già dentro, mi sono messo a provarlo. Ragazzi, paura, non ha perso niente ragazzi, veramente pauroso, bello ragazzi, andato a cannonazzo questo Elmax. Adesso andiamo avanti, vediamo sul cibo, quindi lo proverò adesso qualche giorno sul cibo e poi facciamo le prove qui, quelle dure sui materiali sintetici, ma nel bosco è andato come un proiettile.
Ragazzi, mi scappava perché prendevo dentro nel salvafilo qua, nel ricasso, ragazzi, quando l'avete visto scivolare. Era per quello, ragazzi, Air Max che ha tenuto di brutto. Ha tenuto di brutto, considerate che si è fatto il bosco. Si è fatto una settimana in cucina e mo si è fatto le prove qua sul sintetico. Ragazzi, è andato di brutto, ha perso, adesso ho fatto i tagliettini proprio per vedere perché mi sembrava che a metà lama ci fosse una piccola imperfezione, però è il laser, ragazzi, è veramente il laser. Adesso gli diamo una stroppatina al volo proprio, però ripeto, andava già bene, andava già bene. Due colpi così, ragazzi, proprio due colpi così, eh. Beh, ragazzi, cosa vi dico? Sta finger la prendo sempre dentro quando vado a tagliare. Ragazzi, laser taglia con una dolcezza incredibile, davvero tantissima roba, ragazzi. Tantissima roba, Air Max, ragazzi, si riconferma uno dei miei acciai inox preferiti. È veramente tanta roba, considerate il bosco, la cucina. Adesso qui, ragazzi, promosso al 110%. Eccolo qui, ragazzi, eccolo qui! Core della Fox, ragazzi. Un coltello che a me è sempre piaciuto a manetta. Un modello bello, un modello da lavoro, un bel coltello robusto, ragazzi. Se andate indietro quasi di 2 anni fa, o addirittura forse più di 2 anni fa, trovate la prova del Fox Core, quello con le guancette in FRN, la lama in N690, fatta in accoppiata con Andrea. Andrea l'ha usato, non provato, non testato, usato più di un anno in un'officina meccanica, usandolo, mandandolo incontro a lavori veramente pesanti. Ragazzi, il Core ha sempre risposto alla grande. Se andate a vedere quella recensione, i test, le prove che facciamo nel video, tra cui forare una latta intera e tagliare una latta intera con il Core, li fa Andrea, ragazzi. Quindi non sono io le manine che vedete, ma è proprio Andrea che li fa. Ragazzi, coltello che a me è sempre piaciuto, un coltello che funziona bene, un coltello che in mano sta bene. È un bel lingottino, ragazzi, non è sottile, è un bel lingottino in mano, sono 10.3 da chiuso, ma è bello spesso. Però è quella cosa che in mano vi dà quello spessore che, ragazzi, non avete il coltellino da bistecca per tagliare la bistecchina alla fidanzata. Quella fategliela tagliare al rivale in amore, ragazzi, e voi andate con un coltello da uomo. Il Core, ragazzi, è un coltello da lavoro, secondo me. Nel bosco va via alla grandissima, funziona benissimo, ragazzi. Poi, adesso con la versione aggiornata, manicatura in micarta e lama in Elmax, ovviamente di Vox, ma questo lo sapete, il disegno, lama in Elmax, ragazzi, come facevo a non provarlo? Ditemelo voi, come facevo a non provarlo? Come facevo a non provarlo? Infatti ringrazio tantissimo Eta Beta Store di Ermanno e Willy, ragazzi, che saluto, ciao ragazzi. Tra l'altro, a fine video, Ermanno, ti ho messo la presentazione del nuovo membro della famiglia, l'ho messa apposta per te a fine video, ragazzi, andate a vederla così capite anche chi è il nuovo arrivato in famiglia. Quindi ringrazio tantissimo Eta Beta Store per avermelo mandato in test, ragazzi, da provare, perché è un coltello che volevo veramente, veramente provare. In mano è uno spettacolo, ragazzi. Io veramente mi ci trovo da Dio, mi ci trovo veramente da Dio. Poi è una linea bellissima, secondo me. Allora, è un liner, ragazzi. Nelle prove di punta nel bosco non ha fatto nessuno scherzo. Andrea ci ha bucato una latta, non ha fatto nessuno scherzo. Non è un triathlon di Cold Steel, ovviamente. Però, ripeto, per quello che ci dovete fare, per come dovete usarlo, pure di punta, ragazzi, il liner tiene benissimo e non cede. Avete visto, sia la bucare la latta di Andrea 2 anni fa che adesso, ragazzi, la mia prova nel bosco con le puntellate per massacrare di pungiture esiste, di punzonate il pezzo di legno, ragazzi, davvero ottimo, 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 ottimo. Ripeto, è un liner, non è a livello di un triathlon di Cold Steel, però, ragazzi, funziona da Dio, non ha fatto nessuno scherzo. Vi do 2 misure, ragazzi. Il coltello nella sua interezza misura 18.8 con questa lama di 8 cm da qui alla punta. Tagliente utile sono
7,5 cm sullo spessore di 4 mm. Ripeto, ragazzi, è un coltello robusto, un coltello che si usa sul lavoro, non è il coltellino da bistecca. Molti si lamentano che arriva un po' spesso al filo. Allora, sinceramente, il mio esemplare taglia come un maledetto, ragazzi. È una spada laser. Magari un qualcosina l'avrei alzato anch'io il filo, però non mi posso lamentare sul taglio, ragazzi. L'avete visto in tutte le prove quanto taglia come un maledetto. Quello che vedevate scivolare perché prendevo dentro la finger quando tagliavo il cartone, quindi un pochettino mi scivolava, ma perché non prendevo il filo ma iniziavo a tagliare da qua come un babbeo e quindi scivolava. Per il resto, ragazzi, ripeto, un pochettino magari il filo lo alzerei anch'io, proprio un pochettino pochettino. Però non mi posso lamentare di questo Elmax, che dopo aver lavorato nel bosco, ragazzi, dopo aver tagliato una settimana in cucina, dopo aver tagliato tutta la roba sintetica, canappone, palle varie e altro, ragazzi, tagliava ancora come un rasoio. Se ci avete fatto caso nella prova della carta, a video potevo tranquillamente dirvi che tagliava benissimo. In realtà la sensazione nel tagliare è che c'era un piccolo freno in mezzo alla lama, quindi ho provato da vicino per vedere se c'era. Effettivamente c'era un appannamento qua in mezzo, due stroppate ed è tornato un rasoio veramente spettacolare. Il movimento gira su cuscinetti a sfera, ragazzi, viaggia veramente veramente bene, ragazzi, davvero ottimo, ottimo. Anche senza il colpo di polso il coltello si apre tranquillamente. Allora, ragazzi, il coltello è un flipper, ripeto, quindi lo aprite tranquillamente così. Ha anche il foro. Il foro non è a spigolo vivo, vedete, è smussato, lo vedete che è smussato. Quindi, avendo il foro smussato, con le mani lo aprite tranquillamente. Sinceramente, con i guanti si fa un pochino di fatica. Questo era un problemino del core che già avevamo visto. Secondo me questo spigolo sarebbe da fare a spigolo vivo. Se la Fox mi ascolta, secondo me risolve un bel problemino. Ragazzi, manicatura in micarta, bellissima, con cartelle interne in acciaio. Non stiamo parlando di micarta e basta, ragazzi. Spaziatore posteriore. Ragazzi, non so se è ottone o se è solamente colorato, però è bellissimo, sta veramente bene, ragazzi, sta veramente bene. La clip, che è una cosa importante, è a scomparsa, a filo a scomparsa, una di quelle che mi piacciono di più, perché è super usabile, funziona benissimo, con l'accettino lo tirate fuori tranquilli, potete metterla di qua o di là, ma non sopra e sotto, ragazzi. È uno dei metodi di clip che mi piacciono di più. Magari facciamo anche un video, visto che stavo parlando con un ragazzo che mi segue, sul fatto dell'importanza delle clip. Facciamo un video sui diversi tipi di clip. Ragazzi, bello, bello, bello. Bello, bello. Poi questa finitura che loro chiamano acid stonewashed è bella, ragazzi. Quindi uno stonewashed acidato. Bella, bella, bella. Ve l'ho già detto che lo fa, che è disegnato da Vox. Magnago, eccolo lì, made in Italy, ragazzi. Questo è un coltello made in Italy, con le stesse materiali, stesse materie prime. Stessa bellezza, bellezza è soggettivo. Stessa qualità costruttiva del Giant Mouse che abbiamo visto settimana scorsa. Questo, ragazzi, a prezzo pieno, pieno, costa 160 euro, la metà praticamente del Giant Mouse. È praticamente, ragazzi, lo stesso coltello con gli stessi materiali, cambia la forma, ragazzi, però ripeto, io sinceramente preferisco il core, a parte che è un made in Italy, e poi il core è più da lavoro, il Giant Mouse era più da fighetta, ragazzi. Il core è un bel coltello da lavoro, sti 4 mm, la bistecchina la mangiate con i denti, ragazzi, ovviamente la taglia tranquillamente, avete visto, eh? Però questo è un coltello da impegnare sul lavoro per farvi vedere quanto è veramente efficace. Tra l'altro, ragazzi, attenzione, perché Eta Beta Store, quindi ringraziamo Ermanno e Willy che collaborano a questa recensione, fanno anche il super super sconto mettendo il codice PDTBEST, tutto attaccato, adesso ve lo segno in sovraimpressione, lo trovate anche nella descrizione video. Avete subito lo sconto sul coltello, ragazzi, cosa volete di più? Un coltello come questo, ragazzi, ripeto, guardatevi la recensione del Giant Mouse di settimana scorsa, perché questo sta in mano bene, questo non ha difetti, ragazzi. Una cosina ve la faccio vedere. Allora, perché io sono un maledetto pignolissimo, direi che non è centrato al 1000%, però, ragazzi, decidete anche voi. È in mezzo? È in mezzo, secondo me è un micron più di là, però parliamo di micron, ragazzi, parliamo veramente di micron.
coltello funziona perfettamente. Ve l'ho fatto vedere perché mi sembra giusto farvi vedere questa cosa, però ripeto, è talmente una piccolezza, ragazzi. Cioè, poi decidetelo anche voi, eh. Boh, decidetelo anche voi. Sì, forse è proprio un micro, quella roba che... Però, ma... Non lo so, ragazzi. Decidete anche voi se è centrato o no. A me sembra leggerissimamente spostato, però leggerissimamente. 140 grammi di peso, ragazzi, da chiuso, non so se ve l'ho detto, mi sembra di sì, misura 10.3. Ragazzi, avete un bel coltello con la sua bella lama 7.5 di tagliente utile, ragazzi, in mano vista bene anche con i guanti. L'abbiamo provato con e senza guanti anche nel bosco. Ragazzi, è un coltello che funziona bene. Un coltello made in Italy, un coltello che secondo me, ragazzi, secondo me, lasciate stare sti Giant Mouse che costano una fucilata. Vi pigliate sto coltello con gli stessi materiali, con un Elmax che lavora da Dio, lavorato da Dio, ragazzi, che tiene il filo da Dio, e siete stracontenti, ragazzi. Il coltello è bellissimo e non ha tutti i difetti del Giant Mouse. Questo è un coltello, ragazzi, da avere assolutamente. Noi andiamo alle conclusioni finali. Fox Core con lama in Elmax, ragazzi, un upgrade veramente esagerato, ragazzi. Sapete tutti quanto mi è piaciuto il Fox Core, quanto mi piace. Adesso con questa lama in Elmax, ragazzi, è qualcosa veramente di spettacolare. Elmax, tra l'altro, tra i miei acciai inox preferiti in assoluto, ragazzi. Temprato bene, lavorato bene, taglia bene, ragazzi, una bella lama, ragazzi, col suo bello spessore per andare a fare anche dei bei lavoretti sul legno. Un bel coltello che potete tranquillamente portarvi in outdoor, ragazzi. Un coltello che secondo me, per il prezzo che ha, visto che ha la lama in Elmax e la manicatura in micarta con le cartelle esattamente come il Giant Mouse di settimana scorsa e costa la metà, ragazzi, è un coltello da prendere al volo e assolutamente. Ragazzi, dal core della Fox con lama in Elmax, del pacchetto del tagliagole è tutto, buona giornata e ciao! Ragazzi, vi presento Barton, Jack Barton, che è il nuovo arrivato in famiglia, è ancora impauritissimo, quindi ci metteremo un po' a farlo vedere nei video. Però niente, vi saluta, ragazzi. So che Ermanno ci teneva tantissimo a vederlo nella sua recensione, perciò eccolo qua. Ermanno e tutti voi, ragazzi, vi presento, continua a girarsi, Barton, Jack Barton.